Finalmente sono arrivato a 1000 iscritti, una bella quota, sì, e quindi ho deciso di fare, per raccontare un pelo di più di me, un Q&A. Ho scritto su Instagram chi volesse fare un paio di domande e vi ricordo qui sotto, vi lascio il tag del mio Instagram che si trovano sempre robe carine anche senza parlare di moto. E mi avete fatto un bel po' di domande alle quali io oggi, in questo video, vi risponderò. Ovviamente, come al solito, dopo la sigla. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace e commentare a fine video. Sigla. Ok, cercherò di essere il più conciso possibile, ho qua il telefono con tutte le domandine molto carine. Partiamo subito perché non voglio perdere tempo. Gianluca mi domanda: da quando hai la passione per le due ruote? Circa 4 anni, circa. 2 anni di 125 e 2 anni di 09. Ti piace viaggiare? Hai qualche programma assieme a tua amorosa? Allora, ti ringrazio per la domanda perché avrei in mente un bel progetto, cioè andare a fare un weekend circa, penso che un weekend basti, al lago di Bryce, perché non vedo l'ora di mostrare il lago di Bryce a mia amorosa che non l'ha mai visto, soprattutto andare in barca al centro del lago di Bryce e fare una bella foto con la tuta intera e il casco, perché è un po', diciamo, un mio sogno nel cassetto farlo. Grazie alla domanda. Invece Tommaso mi domanda: ti affezioni molto ai mezzi motorizzati? Se sì, riesci comunque a separartene e quando li cambi? Diciamo che mi sono affezionato moltissimo al 125 a pallina, infatti proprio per questo a distanza di 2 anni sono riuscito a ritrovare il contatto del proprietario e più avanti, piccolo spoiler, forse riuscirò anche a rivederla. Il mio 125 sempre MT. Roberta invece: quando ti è venuta l'idea di fare video, ti sei ispirato a qualcuno in particolare? Non mi sono ispirato a nessuno in particolare, a suo tempo guardavo Sinna e Noisy, mi sono ispirato, cioè ho preso la 09 di Noisy e ho detto questa sarà la mia futura moto, infatti è così, e però non mi sono ispirato a loro. Ho iniziato a fare video proprio perché, come al solito, dentro alla compagnia c'è sempre una persona che vuole fare video delle vacanze. Quella volta al Lago di Garda abbiamo deciso di fare un giro, un viaggio, una vacanza in moto e allora ho detto perché non riprendere tutti i giri che facciamo e dopo metterli anche quasi quasi su YouTube. Ecco, ho preso il giro da cosa nasce cosa e sono andato avanti. Quale obiettivo hai per il canale? Non ho grossi obiettivi, diciamo che il più è andare avanti così, divertirmi e basta. Magari crescendo mi piacerebbe fare una specie di moto food blogger advisor, cioè fare i passi di montagna, fare un po' di giri e poi alla fine recensire anche dove si va a mangiare e dove diciamo che si mangia bene. Ok, e Alessandra invece mi dice che non è appassionata di moto, ma i miei video le piacciono, quindi sono molto contento, un saluto. E prossimo giro in programma, il prossimo giro in programma non ce l'ho, so solo che vorrei fare una piccola specie di raduno, motogiro sui colli con i miei iscritti, con magari un pranzo da qualche parte sui colli, adesso devo organizzarlo, vedo se riesco a farlo. Sarebbe carino. Se dovessi cambiare moto, cosa prenderesti? Questa è una bella domanda. Prenderei una carenata, perché ho l'età giusta per farlo, se non la prendo adesso non la prendo più. Quindi bisogna prenderla adesso. E prenderei una Yamaha, non prenderei un R6, non prenderei un R1. Quindi avete già capito che la moto che voglio ancora non esiste, forse quest'anno uscirà a Lakema, l'R9. E la prima moto che ho avuto è, come ho già detto, l'MT125, sempre naked della Yamaha, bellissima, divertentissima. La tua moto ha un nome? Sì, si chiama Lucifer, la mia moto, un po' perché è bella grossetta e
è nera con degli intagli rossi, quindi ho scelto Lucifer, mi piace tantissimo. Dov'è nata la tua passione per le moto? La mia passione per le moto è nata perché con i ragazzi della compagnia, cioè Crive e Samuele, avevamo sempre voglia di andare a fare i giri o al mare oppure in centro. E c'era chi aveva la moto, chi aveva lo scooter. Ho detto quasi quasi, dato che anche Benny si era comprata la moto, ho detto proviamo. E tra la decisione, l'idea e la scelta ci ho messo circa un mese e avevo anche io sotto al mio sederino una bella motina. Ok, cosa ne pensi del Duke 690? Mi piace molto, non è il mio preferito. Però è carino, non è male come moto, soprattutto per iniziare. Rhodes è un buono scarico, ve lo assicuro. Rhodes è un buono scarico e se volete qua sotto vi lascio il link della recensione che ho fatto del mio video perché la mia MT-09 ha il Rhodes Italia e suona veramente da Dio. Quindi se ti piace il rapporto qualità-prezzo, Rhodes è fantastico. Ok. Ogni quanto vai via in moto? Ogni quanto vai via in moto circa, dipende perché non è che faccio solo quello, metti 2 volte al mese, 2 volte e mezza al mese di un giretto. Moto d'epoca pro o contro? Non ne sono così, diciamo, esperto, quindi mi piacciono, però non saprei classificare, quindi sono pro per ora. E più avanti, magari nel corso degli anni, con la mia compagnia ci compreremo anche una moto d'epoca da fare enduro, comunque strade bianche e divertirci anche in altri modi, non solo correndo come dei pazzi, anche se non lo facciamo. Vabbè, Fabio mi dice: cosa ti ha portato ad appassionarti al mondo del motociclismo? Questo l'ho un po' già detto, non mi ha, diciamo, aiutato a guardare Valentino Rossi, non mi ha aiutato a guardare nessun altro. È stato un bisogno per amicizia, possiamo dirlo così. Simone invece mi domanda: quale pensi sia la tipologia di moto migliore? È un po' difficile come domanda perché ogni persona, in base a quello che gli piace, in base a quello anche che vuole sfruttarla una moto, sceglie la tipologia. Se io voglio andare a fare i giri in moto e fare belli viaggi, prenderò una Tourer, ma magari voglio anche correre, mi prendo una Sport Tourer. Ormai la categoria diciamo che si può anche eliminare perché ci sono moto sportive che possono anche fare turismo e il contrario, naked che corrono come delle sportive, di tutto e di più, quindi si basa tanto sul giudizio, sulla piacere della chi la compra. Ok, e per iniziare vorrei prendere un 125 due tempi, cosa consiglieresti? Allora, io sono scarsissimo, non ho esperienza per i due tempi, soprattutto se si parla di due tempi da cross, facciamo tipo Fantic, Caballero, quella roba là, TM. Vi posso assicurare però che l'Aprilia 125 RS due tempi va forte, quindi vi consiglierei quella per proprio divertirti e correre tanto. Come trovi i tuoi itinerari in moto? Me ne consigli qualcuno? Il tuo canale spacca, grazie. E allora, i miei itinerari li trovo specialmente tramite YouTube oppure li lascio fare a qualcun altro. Tramite YouTube, ossia i motovlogger che ci sono adesso, Noisy, Dennis, Spavalda, ma non solo, ci sono anche altri motovlogger che fanno veramente video molto belli, dove ci sono passi bellissimi e sono meno conosciuti di loro. Oppure c'è anche Motomappa, che sarebbe un download di Google Maps dove ci sono i punti più belli. Tramite il sito Moto Abbigliamento, andate sul sito e di sicuro lo troverete. È tanta roba. E che marca di moto mi consigli? Vi consiglio giapponesi o qualsiasi roba per iniziare. Anche se magari una persona, un ragazzo non ha così tanti soldi, se vuoi avere una sicurezza di un motore, anche perché se spendi poco per un 125
e dopo devi ripararlo, devi spenderci gli stessi soldi che magari usi per un 125 giapponese o KTM o qualsiasi altra roba. Quindi più spendi meno spendi, diciamola così. Parere sullo moto custom degli anni 40, mi dispiace, non posso rispondere perché non saprei dire nulla. Ho preso 6,90 e il mitico Zav mi saluta così. Ottima scelta, mi piace. Il buon Fra, andiamo a fare un giro, si può fare, devo organizzarlo. E perché ho iniziato ad andare in moto, l'ho già risposto. Mi piace il BMW 1200 GS, sì, mi piace molto e non lo vorrò mai provare nella mia vita perché so già che se lo provo dopo me ne innamoro e non tornerei più indietro, quindi è meglio non provarlo. Parlaci di catena corona pignone. L'Angelica ha fatto una domanda peperina perché in pratica è uno spezzone di video della Bodyguarda. Si tratta di una frase che ho detto dove al tempo non riuscivo a dire catena corona pignone perché sbagliavo sempre e mi sono infuriato un sacco di volte perché non riuscivo a dirlo, e quindi diciamo che è un must del mio canale. Uno dei simboli, una delle bandiere del mio canale. È ripassato dal meccanico che gli ha ridato la sua moto, gli ha cambiato il kit di trasmissione di carena pignone e catena. Oddio! Gli ha cambiato il kit di trasmissione di catena. Gli ha cambiato il kit di trasmissione di carena. Gli ha cambiato il kit di trasmissione di catena corona e pignone. Finalmente possiamo fare anche i lunghi giri in sicurezza qui. Miglior passo mai fatto, vi posso dire, è quello che ho fatto con Crive Futera Ticosa, sono pazzesche, veramente bellissime, divertentissime. Classifica moto più belle in compagnia in generale, faccio quelle della compagnia perché in generale ce ne sarebbe da dire. Allora, Street Fighter, MT-09. A pari merito abbiamo la Triumph Street Triple e la Ninja 6,5. Dopo abbiamo il KTM 690. Abbiamo un'altra moto di cui non posso parlare perché è nuova e la scoprirete nel prossimo video, probabilmente uno dei prossimi. E poi c'è la Honda di Benny, la NC 7,5. E il GS. Miglior giro in moto mai fatto, non saprei, forse sì, quello del Mugello, comunque da quelle parti là. Anche il weekend in moto che abbiamo fatto Stelvio, abbiamo fatto Tonale, abbiamo fatto Mendola, abbiamo fatto un sacco di passi bellissimi. Devo riprenderlo, devo farci un altro video su, cioè dobbiamo rifare quei passi e devo riprenderli. Come ho iniziato a fare video, l'ho già spiegato. Consigli per chi vuole iniziare, consiglio è divertitevi, provate, fate tante prove, buttate, caricate anche i video, anche se magari non sono perfetti, la perfezione non esiste e piano piano comunque vedrete che migliorerete. Tanto allenamento, cercate di postare un video ogni tot in modo periodico, che YouTube anche ti aiuta in questo, poi più avanti. E sì, te stesso. All'inizio è difficile, fa un attimo di paura parlare ad una telecamera, però piano piano te la passi, dai. Ok, prenditi una Turismo, mi dice Ale, che l'amorosa è più contenta ed è più comoda. Hai ragione, però per ora non è ancora il tempo della turistica, più avanti si vedrà. E dovremmo fare anche un giro assieme, dato che tu anche hai iniziato a fare molto vlog, potremmo fare un dual, lo dico qua, la butto. Ok, e la Federica mi domanda come ti è venuta la passione per le moto, però l'ho circa già risposto. Bene,
Queste erano le domande del Q&A di Beto97 che ha raggiunto i 1000 iscritti, vi ringrazio ancora, è solo grazie a voi che io sto andando avanti e mi piace, mi diverte fare i video. E vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare. Da Beto97 è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video, come al solito il venerdì dalle 18 alle 18.30 circa, sempre su questo canale. Ciao!